pochi casolari sparsi tra i campi e una piccola chiesa nascosta dai boschi di castagni e quercioni. Questa è Sant'Andrea di Barbiana, la parrocchia in cui Lorenzo Milani fu nominato priore nel 1954. L'unica strada, allora transitabile, si fermava qualche chilometro più in basso e per raggiungere Sant'Andrea si doveva salire per una specie di tratturo che si era formato col passaggio delle greggi. Nonna, dammi una mano, Nino. Ma guardi dove mette i piedi, che qui si scivola. Aspetta, sta attenta. Dio mio, la te... direggo io. Oh, ma qui le finiva la strada, eh? No, qui le ma finiva l'Italia. E ora come si fa a portare la roba lassù? Arrangeremo. Barbiana ormai era una parrocchia di montagna abbandonata, non arrivavano a 100 persone, 80 persone. Allora mi chiamò il vicario generale, non il cardinale della Costa, perché chi aveva la responsabilità del trasferimento dei sacerdoti nelle varie parrocchie era Monsignor Mario Tirapani. Mi disse: senti, è inutile mandare un prete laggiù, e poi cominciava la scarsità dei preti, tu rimani cappellano a Vicchio, ero già parroco di Rossoio e andavo soltanto la domenica, t'andrai la domenica a Barbiana. Vabbè, farò anche questo, e accettai. Se non che alla fine di ottobre, all'inizio di novembre, mi chiamò di nuovo Monsignor Tirapani: vieni d'urgenza a Firenze, è una cosa importante da dirti. E andai e mi disse: sai, non vai più a Barbiana. Mi pare vero, dalla sua montagna non mi interessava per niente. Dice: ma chi ci va allora? Beh, Don Milani. Don Milani disse: ma che pazzo lei? Don Milani, dopo l'ha fatto a Calenzano, lo manda in cima a una montagna dove c'è appena 70-80 persone. Per lui non c'è un'altra parrocchia adatta. Cioè, non lo diceva per malanimo, nel senso di rabbia. Diceva: Don Milani rompe troppo le scatole, mandiamo lontano, così non darà noia a nessuno. Non è facile avere un'idea di come fosse allora Barbiana. E arrivare in pieno inverno, in una casa buia, senza acqua corrente né luce elettrica, avrebbe scoraggiato chiunque. Ma non Don Lorenzo Milani. Il giorno dopo l'arrivo a Barbiana, Lorenzo scese a Vicchio per comprarsi un posto nel piccolo cimitero della sua parrocchia, dove oggi è sepolto. Venne a trovarmi in canonica, giù a Vicchio, e mi chiese di accompagnarlo in municipio perché voleva comprarsi la tomba nel Camposanto di Barbiana. Gli feci una risata in faccia, mi venne proprio spontanea. Ma lui mi spiegò che la tomba lo avrebbe fatto sentire totalmente legato alla sua nuova gente nella vita e nella morte. A Barbiana, lunedì subito dopo la domenica, scese a Vicchio Mugello, dove io ero cappellano, venne a trovarmi e la prima cosa che mi chiese: mi porti in comune? E gli disse: fa che cosa? Lui si voglia andare a comprare la tomba. Allora gli fece una risata in faccia e disse: quanto serviscono a volere comprarti la tomba? Ce n'è bisogno? No, no, io voglio andare in comune. Lo portai in comune e davanti al funzionario lui fece la sua richiesta. E il funzionario rispose: reverendo, signor priore,
Ma che ha bisogno di comprarsi la tomba? C'è tanto posto lassù nel cimitero di Barbiana. Poi la tomba non si può vendere, è del comune. Ecco, la tomba diventava il simbolo di questa sua definitiva scelta di rimanere per sempre a Barbiana. La grandezza di una vita non si misura dalla grandezza del luogo in cui si è svolta, ma da tutt'altre cose. E neanche le possibilità di fare del bene si misurano sul numero dei parrocchiani. Resa più accogliente la canonica, Don Milani capì che gli occorreva una missione per poter continuare a vivere e decise che avrebbe aperto una scuola anche lì, su quel monte, come aveva fatto alla parrocchia di San Donato a Calenzano. La scuola la farò io. Sarò io il maestro. E alla fine dell'anno gli faremo fare gli esami da privatista. No, no, no. Ha la testa dura, Silvano. Gli è inutile. No! C'ha gli occhi intelligenti, Silvano. Ma mi serve nei campi. Deve badare alle bestie. Ma se studia da grande, farà un lavoro migliore del vostro. Ma aiuterà. Almeno non vi farà passare la vecchiaia in un ospizio. Per chi ci arriva la vecchiaia, priore? Statemi a sentire. State a sentire che? Io non voglio stare a sentire più niente. Avete capito? Niente. Mi dispiace, priore. Arrivederci. No! Invece mi dovete ascoltare. Fatemi sentire, io non me ne vado! Io sto qui giorno e notte! Dovete chiamare i carabinieri per mandarmi via, se non mi promettete che mi date vostro figlio per la scuola! Impazziti! Che volete, prendimi una malattia? Allora me lo date o no? Se voi siete tanto, prendetevelo questo zuccone. Scusi, ci avrebbe mica un ombrello. Barbiana doveva essere un esilio ecclesiastico. E diciamo così, un esilio ecclesiastico su due fronti. Da un lato, per uccidere l'uomo. Dall'altro, per uccidere il pensiero. Uccidere l'uomo perché uno come lui, che aveva fatto il prete per 7 anni, sia pur come aiutante del vecchio proposto in un paesotto vicino a Firenze come Calenzano, si mandò a Barbiana unicamente perché aveva applicato il Vangelo in modo diverso ai preti tradizionali, senza alibi e senza compromesso, no? Queste cose disturbavano la chiesa tradizionale dell'epoca. Secondo, la doppia tomba per uccidere il pensiero. E se voi pensate che lui era uno che aveva scoperto che l'importanza della parola, la parola che libera, la parola che vivifica, la parola che riesce a far capire quando uno è ingannato e quando inganna, la parola che fa eguale, metterlo in quella tomba voleva dire anche levargli quella sua scelta fondamentale di comunicare con la parola e di ricevere comunicazione dalla parola, quindi praticamente in altre parole l'amore, il motivo di cui si è fatto prete, si era fatto prete poter comunicare e poter ricevere, insomma, no? Quindi Barbiana doveva essere una doppia tomba. E qui c'è, secondo me, un fatto, come si può dire, tutto legato alla sua grande capacità, ma legato anche al fatto che sapeva leggere nel grande libro della vita vissuta, della natura, della gente aveva intorno, dell'ambiente, no? Riuscì in quella tomba non soltanto a parlare, ma a parlare molto lontano, sia come tempo che come luogo. E chi ce l'aveva mandato non capì una cosa elementare che nella Chiesa spessissimo avviene, no? Che quando si cerca di esiliare, si può esiliare il corpo ma non lo spirito. Quando c'è contenuto, quando c'è sostanza, quando c'è fuoco dentro, il fuoco strabocca da ogni parte, no? E in questo caso ha straboccato perché a differenza di 40 anni ancora si continua a parlare di questo
prete che con tutti i suoi difetti è stato comunque un grande innovatore nella Chiesa, nella società, nella vita, nel sociale, via di seguito. Io il prete lo intendo solo così, e lo fo così, e mi devono tollerare. Tollerano i preti che commerciano i maiali e il vino e che tengono il bar. Devono tollerare me che faccio scuola. E la scuola, fino a prova contraria, sta un gradino più su del commercio dei maiali e delle gazzose. Se non gli va bene, prima mi devono dimostrare perché non va bene e poi mi ritiro alla certosa. Nel 1856 l'operaio faceva a piedi 6 chilometri all'ora, va bene? Mentre il ricco andava in carrozza, faceva 18 chilometri l'ora. Nel 1900... Forza, scrivete, state lì come baccalà, avanti! Ma perché? Questa è scuola? E che lei se non marmellata? Scrivete! Nel 1906 l'operaio si compra la bicicletta e va a 18 chilometri l'ora e raggiunge così il ricco. Ma il ricco gli fa un dispetto, eh? Si compra la macchina e va a 60 chilometri l'ora. 1956, oggi, l'operaio finalmente con la sua lambretta va a 60 chilometri l'ora. E il ricco che fa? Va in macchina a 150 all'ora. Oh, in macchina è roba da poveracci. Il ricco va in aereo. In aereo. E fa la bellezza di... 900 chilometri l'ora. Sicché, conclusione, se nel 1856... il ricco era in proporzione 3 volte più veloce dell'operaio, oggi 1956 il ricco è in proporzione 15 volte più veloce dell'operaio. È chiaro? Sì. 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 Sicuri? Sì. Sì. Che significa in proporzione? Che significa in proporzione? Boh. Che significa in proporzione? Boh. Che significa in proporzione? Boh. A lui non lo chiedo, perché lui è stato più onesto di voi. Non ha detto che aveva capito, ma voi invece sì, e non avete capito nulla, sicché mettiamo subito una cosa in chiaro. Ogni volta che non capite una parola, voi mi dovete fermare. Perché ogni parola che non imparate oggi è un calcio nel culo che prenderete domani. È chiaro? Sì. No, non ho sentito. È chiaro? Sì. Oh!